estamos, las manifestaciones que se hacían en contra del gobernador corrupto que todavía no es. Yo decidí raccontare questa storia per sottolineare questo modello che ha messo in piedi l'organizzazione Tupac Amaru in Argentina, dove hanno stabilito un modo di lavoro insieme allo Stato, dove le cooperative e le organizzazioni sociali hanno un ruolo predominante. Ed è molto importante perché in questo momento di crisi e asfissia per il neoliberismo, e questo tipo di risposte possono essere un modello che poi può crescere e può in qualche modo esportarsi in altri luoghi. Immagina se un día tenemos una escuela, come a tutti questi chicos ci vogliono una escuela, e cominciamo a dar soluzioni. Questo film è veramente molto, molto interessante, non solo per la figura di questa donna che è una leader nata e come dicono le testimonianze, appunto è riuscita a creare una comunità, una speranza, una dignità soprattutto in popolazioni, in gruppi emarginati e rassegnati quasi alla loro povertà. È molto interessante proprio perché emerge la soggettività delle persone e la capacità appunto di costruire quella che poi è proprio un'utopia, perché la proposta di una società di uguali, una società dove si praticano i valori della convivenza, della solidarietà, del rispetto reciproco, è veramente il sogno della democrazia, e non solo, perché c'è anche la capacità di tenere insieme i valori culturali, le tradizioni degli indigeni, soprattutto la loro esperienza storica, che invece noi sappiamo che è stata mortificata e massacrata dal colonialismo e dall'occupazione spagnola e non solo. Sì, perché la gente dice no, Jujuy è Jujuy perché sta a Milano. No, se può essere in qualsiasi provincia. Quando vuoi tenere volontà e ganas di vivere bene, si può. Anche la storia bella di un popolo è sottomesso a queste pessime condizioni economiche proprio del neoliberismo, riesce ad auto-organizzarsi e a costruire, iniziare a costruire tutto un mondo, diciamo, che va dalla salute, alle case, all'educazione, e è proprio un riscatto e una ricostruzione di una dignità umana che in molti posti si è perso. Ora possiamo poner lo che è e lo che non è. Possiamo dire chi sono i settori politici realmente hanno abusato di poter tenere il potere e che siguen abusando, sì? E come desinforma. Questa donna molto coraggiosa viene detenuta ingiustamente senza nessun capo di accusa e comunque ha fatto tantissimo per gli argentini che sono al nord del paese, forse gli ultimi dimenticati durante il governo di Menem. E volevo comunque lanciare anche un appello per quanto riguarda l'intitolazione del parco a Marianne, che è stata una dei 30.000 desaparecidos durante il regime civico-militare, durante la dittatura, che purtroppo è a rischio in quanto il comune ha deciso di cementificare l'area e invece di lasciare uno spazio verde per i cittadini, farci costruire sopra un centro commerciale. Nosotros tenemos que entrar en el primer mundo, y para poder entrar en el primer mundo tenemos que dar ejemplo. Y el ejemplo más claro y ser el mejor amigo del Fondo Monetario era comenzar a cerrar fábricas, dejar gente en la desocupación y ser un pueblo que en vez que avance retroceda. Porque esto qua, per la libertad de Milagro Sala, porque esta privación de la libertad es una cosa que han hecho con una prepotencia increíble, violando tutti i codici giuridici e anche la Costituzione, già sia nazionale o la Costituzione la stessa della provincia dove abitava questa persona. E tenere una vita digna e che i chicos vanno alle scuole e quando passiamo sempre salvo all'ospedale possono operare teoricamente o la teoricamente. Decidimos contar la storia della Tupac Amaru
haciendo el documental Túpac Amaru, Algo Está Cambiando, en el 2011, cuando tuvimos la oportunidad de conocer a Milagro Sala. Viajamos a Jujuy para ver qué era la Túpac Amaru, y al ver esas construcciones, esa esperanza, esa dignidad recuperada en el pueblo, sentimos el compromiso moral y social de difundir esto. Y al percibir el propósito que tiene Milagro, ese propósito que la trasciende, de ayudar a los que menos tenían, a los más necesitados, a los invisibles, estaba todo a la vista y teníamos la obligación con el corazón de difundirlo. Y hoy más que nunca, viendo esta injusticia, que Milagro está presa, una detención ilegal, ilegítima, es también nuestra obligación seguir difundiendo la obra de Milagro y de la Túpac Amaru.